La mia famiglia è arrivata attraverso quello di Umanitario e Arci. La mia piccola sorella, che ha 16 anni, lei ha sua una unica passione è disegnare. Lei ha disegnato questo che una donna Afghanistan sotto velo e il suo sogno di laureare scuola. Laureata da solo, lei può vedere in foto, solo foto, ma non può laureare, non può andare a scuola. Questo, dopo 2021, tutte le donne e le ragazze sono a casa, loro a casa, ma non hanno perso la sua speranza. Loro credono che un giorno possono studiare questo, e a casa tenuto la sua speranza e il suo cuore. Sabine, ci racconti cosa fai tu oggi in Italia? Oggi sono arrivata in Italia fino al 2022 attraverso Arci Solidarità. Vorrei ringraziare dell'Arci e il Corri Umanitario che ci ha dato l'opportunità, che abbiamo ritrovato un futuro luminoso qui. Prima di arrivare in Italia non sapevo anche un parola italiano. Quando sono arrivata in Italia sono andata a scuola, alcune parole solo sapevo ciao, solo mi hanno sempre chiesto simin, bla 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 bla, simin bla bla, non sapevo alcune parole italiano. Entro un anno potevo prendere la mia certificazione B1, adesso sto preparando per test di ammissione infermieristica, che è una mia grande sogno. Vorrei andare all'università, che spero che il prossimo anno possa iscrivermi all'università infermieristica, posso lavorare come infermiera.